Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Mafia 2 Definitive Edition. La guerra tra le famiglie è iniziata e Vito e Joe dovranno annientare la famiglia Clemente e tutti gli scagnozzi con una bomba piazzata in un hotel. Ovviamente va tutto a rotoli e pare che Joe stia cominciando ad andare fuori di testa. Buona visione! Capitolo 10, servizio in camera, villa scaletta, 15 giugno 1951. Cioè, fatemi capire bene, Vito è entrato nella mafia da 5 minuti e già si può permettere una mega casa? Oh, deve aver fatto parecchi soldi, eh. Peraltro, chi è che mi disturba di domenica mattina? Vediamo un po'. All'anima! Cioè, non è tanto una villa, ma complimenti, è comunque un'ottima casa. Bella, bella, bella. Chi è che rompe? Dai, saranno quelli della Vodafone. Pronto. Ciao Vito, sono Eddie. Ciao Eddie, come putta? Ho bisogno che tu venga subito da Joe. Sì, ok, che succede? Non posso dirtelo al telefono. Va bene, arrivo subito. O è successo qualcosa di brutto o stanno organizzando qualcosa di grosso. Allora, fatemi dare un'occhiata veloce, partiamo direttamente dalla cucina. Vito, non sei una persona molto ordinata, guarda che schifo. Guarda. Che è quella specie di Jerry Scotti là davanti, ma vabbè, dettagli. Le patatine, che? Patatine normali col ketchup. Ma che schifo, Vito. Ma mangi veramente DM, santo cielo. Oh beh dai, anche il bagno devo dire che non è niente male, considerando che siamo negli anni 50. La camera da letto è bella spaziosa. Vito, il coprimatarasso te non sai cosa sia, eh. Porco cane, dorme sempre sul materasso st'uomo. Allora, vediamo un po' dove cavolo siamo andati a vivere. Uila, ma che bel posticino. Ma siamo in centro o siamo fuori città? Ah no, siamo completamente fuori, prima vivevamo qua. Porco cane, quanto sprinta quest'auto, levatevi barboni. Per un secondo ho temuto il peggio. Scusate un attimo che mi fermo dal meccanico. Nei commenti mi avete detto che posso portare delle modifiche alla nostra auto, tra cui la guida sportiva. Scusi, sono arrivato un po' storto, porti pazienza. Beh, sul conto in banca abbiamo quasi 11.000 dollari e ne posso spendere 400 in modo tale da potenziare l'auto per seminare gli sbirri più facilmente. Oppure, oh mio Dio, messa a punto sportiva. Vai. Oh mio Dio, monta un compressore per ottenere la massima potenza dal motore. Facciamo la follia, ragazzi. Oh, guarda che roba. È diventata una macchina assurda. No, mi domando che cavolo di velocità può raggiungere adesso. Aspetta che se mentre esco dall'officina qualcuno mi tampona, non uccido solo lui, do fuoco alla macchina e gli brucio l'intera famiglia. Ok, allora vediamo di... Oh mio Dio, aspetta, è già partita via tutta birra. Ok, c'è un rettilineo, togliamo il limitatore. Oh porco cane, ha un'accelerazione davvero incredibile. Siamo oltre gli 80, aspetta, vediamo un po'. Anche lo sterzo è migliorato considerevolmente, anche la tenuta di strada. Anche perché con le abilità di guida del DeLonGamer, ciaone. Li ha attaccati con una mazza da baseball e credo che se la siano fatta addosso. Buongiorno ragazzi. Buongiorno Vito. Marty, che ci fai qui? Joe ha detto che mi portava con voi perché mi sono comportato bene con gli impomatati. Ti portavo con noi a fare che di preciso? Ti stanno aspettando. Signor Falcone. Ciao Vito, siedete. Ragazzi. Allora, che succede? Ho sentito di come ti sei liberato di Luca, Vito. Bel lavoro. Grazie a te ora abbiamo le prove che è stato Clemente ad attaccare i nostri ragazzi. Finora non potevamo fargli nulla apertamente. Si è fregato da solo. Ha preso e torturato i nostri ragazzi e ciò significa guerra. Qualsiasi cosa facciamo, ora mi posso giustificare davanti alla famiglia. Alberto lo sa. Si muoverà in fretta e cercherà di aggredirci per primo. Allora dobbiamo eliminare Clemente. Esatto. Clemente ha preparato un incontro importante all'Hotel Empire Arms oggi. È l'occasione per liberarci di lui e dei suoi luogotenenti. Ma certo, entriamo e ammazziamo un po' di uomini armati fino ai denti in pieno giorno e nel miglior hotel della città. Ci ho preso? Non preoccuparti. Oh mio Dio, Joe, ho un piano, si salvi chi può. Di sta calmo, è ok. Devo solo premere questo. Per l'amor di Dio, mettila via subito. Ma ok. Che sei un cacasotto. Ok. Entriamo tranquillamente e facciamo saltare il miglior hotel della città. Non è esagerato? Non preoccuparti, non è così potente. Non fa saltare l'edificio. Ma quelli che sono nella stanza dove esplode sono fottuti. Come sapremo quando farla scoppiare? Con una piattaforma da lavavetre. Potremo quasi vedere mentre esplode. Da quando sei intelligente? Ok ragazzi, conto su di voi. E bocca al lupo. Ehi, è il ragazzo all'ingresso? Chi? Marty dice? No, non fa parte dell'organizzazione, così era sta fuori. Voglio dire, perché è qui? Secondo te? Ci serve un autista per scappare e qualcuno che ci copre le spalle. Ma cos'è che c'hai contro di lui?
Lo conosco da quando era piccolo e mi ha salvato il culo dagli impomatati. Ma stavolta non siamo contro dei sacchi di merda ubriachi. Stiamo per attaccare la famiglia più potente della città e tu porti un ragazzino. Quanti anni avevi tu quando hai cominciato con sta merda? Sembri un vecchio cacasotto. Senti, Vito, aspetterà fuori nell'auto e ci porterà via, tutto qui. Non sa nemmeno che stiamo a fare là. È un bravo autista ed è proprio quello che ci serve in questo momento. Ok, Joe, come vuoi. Ma te lo dico subito. È una pessima idea. Io l'ho detto più volte, quel ragazzino sta per fare una brutta fine. Se non gli spara qualcuno, gli sparo io direttamente perché mi sta sui maroni di brutto. Ehi, Joe. Allora, che tipo di lavoro è? Con cani gli sparo. Non ti serve sapere. Tu ci porti lì e poi ci riporti indietro, capisci? Oh, ok, ok. Ma se serve, ho il mio ferro. No, non tira fuori il pistolino. È una bella idea, kid, ok? Non sarà necessario. Andiamo e basta. Andiamo alla mia macchina. Ok, guido io. Ma perché? Dai, ho fatto modificare l'auto appositamente. Ma non ci credo mai nella vita. Perché dobbiamo andare in giro con lo scassone di Joe? Ma cos'è? Hai rubato l'auto di tua madre? Ma che tristezza infinita, santo cielo. Ragazzino, veloce, ti lascio qua. Oh, stiamo partendo. Oh, ma che... Ah, cane è salito in tempo. Basta che non vai a sbattere mentre andiamo lì. Questa è l'auto per la fuga. E poi mi sa che esplosivi e incidenti non vanno troppo d'accordo. In effetti... Esplosivi! Già, fuochi d'artificio. Tu non hai sentito niente. Dai, ragazzi, su, ditemelo. Che succede all'hotel, eh? E dai! E che c'è? Stai scrivendo un libro? Sai già tutto quello che ti serve? Io, lo sai, sono solo curioso, no? Tutti sti segreti. Marty, sti segreti sono importanti. Meno sai, e meglio stai. E se continui a fare domande, la prossima volta mi trovo qualcun altro per guidare, capito? Ok, ok, basta domande. Va bene. Giuro, sto ragazzino popo non lo sopporto più. Ammetto, sarei tentato di schiantarmi da qualche parte per vedere se l'auto esplode. Saltare in aria all'hotel, eh? Marty! Scusa, scusa. Un'altra parola e... Va bene, scusa. Non un'altra parola. Croce sul cuore. Va bene, io e Vito entriamo e facciamo quello che va fatto. Tu ci aspetti qui. Quando senti un bel boom, accendi la macchina perché dovremmo andarci di corsa. E quella pistola non ti serve, a meno che qualcuno ci segua, ma non credo proprio che lo faranno. Clementi ha preso tutto il 18° piano, il terzo dal tetto. Ci sono un paio di suite e sale riunione lassù, e guardie. E come ci arriviamo? Dal retro, dalla lavanderia. Cos'è? Vuole partire mutande prima di farlo? Prenderemo le uniformi di quelli dell'hotel e andremo a fare un po' di pulizie. Sul serio? Da quando sei quello intelligente? Ma va, un culo. Dentro dovrebbe starci uno che ci aspetta con le uniformi. Andiamo. E non vogliamo casini prima che arrivi Clemente. Quindi vedi di non fare niente di stupido, va bene? Lo dici tu a me? Pensavo la stessa identica cosa. Stai qui. Ah, l'ultima ruota del carro. E ci sarà un motivo, ragazzino. Sei entrato nella banda da un minuto e mezzo, dannazione. Ah, merda, è chiusa. L'idiota doveva lasciarla aperta. Adesso dobbiamo aspettare e sperare che venga lui. No, faccio il giro, facciamo prima. C'è un'altra strada. Vediamo un po', perfetto, scusate ragazzi, non fate caso a me. Senti, mi dispiace davvero di non essere arrivato prima. Un altro minuto e facevi tardi al tuo funerale, porca p***a. Scusa, stavo... Va bene così, basta che te le vedo alle palle. Vedi, ho tutto sotto controllo. Dai, andiamo a prendere le uniformi. Senti, non è cominciata bene sta storia, io sono anche abbastanza preoccupato. Vito, un'altra cosa, ecco, mette queste. Scherzando, vero? Così non ci riconosce nessuno. Mettele. Beh, sì, i baffetti fanno la differenza, Sono come gli occhiali per Clark Kent e poi non lo riconosce più nessuno. Andiamo. Ehi, voi due, venite qui. Cosa vuole adesso sto mafiosetto? Se pulite questo casino del c***o. Ma perché devi rompere i maroni? Pulite questa merda, ok? Se qualcuno scivola si rompe il collo. Andiamo, muoviti. Oh, quello è Harry Tomasino. Non lo vediamo dal 44 quando siamo stati arrestati. Ehi ragazzi, avete altro da fare al piano di sopra? Muovetevi. Ehi Ricci, vieni con noi. Come ha fatto a non riconoscerci? Non è possibile che i baffi funzionino. Ma non ci credo mai, ma sei bastardo nel profondo. Era R. Sì. Era un po' che non vedevo R. Non è cambiato per niente. Già. Spero che non torni prima che abbiamo finito. R è un apposto, anche se lavora per Clemente. E se invece torna? Non pensarci nemmeno. Mi sento un idiota con sta roba sulle labbra. Già. Beh, che succede se incontriamo uno che ci conosce? Così non ci riconosceranno. Qualcuno ha rovesciato della roba in sala riunioni. Con roba intendi sangue, Ciccio? Scusa, eh. Non chiedetemi che cos'è.
come ci sia finito? L'ho pulita dal pavimento ed è morta lì. Presto comincerà una riunione importante e il boss non sarà contento se il posto non è bello e pulito. Quindi se volete fare le cose per bene, tirate tutto quanto al lucido e vi levate le coglioni. Complimenti, lei è una persona molto educata e simpatica. Sì. Questi due sono qui per pulire il casino. Il casino? Ah, quel casino. Uno dei tizi che erano qui prima. Lui è inciampato e caduto. Quel poveraccio ha sbattuto forte la testa. 5 o 6 volte. Quindi ora c'è sangue dappertutto. E abbiamo una riunione che inizia tra poco. E voi dovete pulire questa merda e dovete farlo in fretta. Ho capito, so fare il mio lavoro, Ciccio, santo cielo. Joe, ti prego, non far esplodere la bomba mentre cerchi di innescarla. Ti prego. Positivo, positivo. Io non mi fido minimamente di Joe. È un pirla. Da quando ha trovato i neuroni, santo cielo? Perfetto. Ok. La parte difficile è quasi finita. E nessuno noterà che c'è un filo che corre sul pavimento, vero? Ok, vediamo di ripulire anche sto cavolo di sangue. Gioco è fatto. Pulisci le macchie e cerca di impegnarti. Mi piace. Io non penso che con un po' di acqua e uno straccio vengano via delle macchie di sangue. Serviranno dei prodotti molto professionali e tempo. Sembra che avete finito. Va bene, potete andarvene. Perfetto, grazie buon uomo, è stato un piacere lavorare per lei. Posso fermarmi un attimino al baretto? Ora andiamo sul tetto. Quello è Clemente. Potevamo farlo fuori subito. Avessimo avuto una pistola. Già, e così poi loro ci facevano fuori in 2 secondi. Rilassati e segue il piano. Che ovviamente andrà male, Ciccio, perché tutti i nostri piani, in un modo o nell'altro, finiscono male. C'è sempre una sfiga che ci coglie all'improvviso. Vedo. Aspetta, ho dimenticato una cosa. Ecco, questo è per te, in caso qualcosa vada male. Molto bello. Gran bel pezzo, eh? Collo 1911, caricatore modificato. Che diavolo hai? Tiene 23 proiettili e si scarica subito. E non perderla. Ce ne sono solo 2 in tutto il mondo. Grazie. Muoviti. Ora dobbiamo andare alla piattaforma dei lavavetri. Vieni. Tutti e due. Oh oh, mi sa che c'è gente sul tetto, ragazzi. Meglio che ti rilassi o ti do un merda. Cazzo di lezione, mezzo finocchio. Cazzo, va bene. Leviamoci di qui. Dobbiamo eliminarli senza farci vedere, altrimenti chiameranno i rinforzi. Ma stanno sgattarrando la gente questo di sotto. È grosso come un bambino, state a vedere. Ma che schifo, dai. Ok, non c'è modo di farla in stealth, quindi usciamo e spariamo in faccia a tutti. Ok, quello l'abbiamo eliminato, va in copertura, porco cane. E stati buono che attiri l'attenzione. Ok, il tipo col Thompson l'abbiamo fatto fuori, aspetta. Ok, eliminato anche questo. Resta un altro signore. Signore, venga fuori, bravo. La adoro sta pistola, è fantastica. E basta con sti Thompson. Ma cos'era, una riunione sul tetto? Erano tutti a fumarsi la sigaretta. Ma mi prendi in giro? Scusate, io quel Thompson lo vorrei se possibile, buongiorno. E così abbiamo una potenza di fuoco decisamente più seria. Boni, state buoni, non si può stare sul tetto, che pericoloso. Vi potrebbero caccare i piccioni in testa. Aspetta, ok. Mamma mia, 5 secondi di pace nella mia vita. Qua abbiamo fatto fuori 3/4 degli uomini di... Ma come sei arrivato là sotto? Ciccio, eri qua sopra un secondo fa. E questo chi è adesso? Signore, scusi, lei è licenziato. Che cavolo state facendo? Non ho ancora finito col mio... Oh, merda. Già. Ok, ok, non sparate. Farò tutto quello che volete. Va bene, le mani dietro la schiena, non ti faremo del male. Considerati fortunato. Tutti gli altri si sono presi una pallottola. Ma dai, lui è innocente, è un povero dipendente dell'hotel. Evitiamo di fare vittime inutili. Ok, sali, abbiamo lavoro da fare. È tardi per dirti che ho problemi con le altezze. Grossi problemi con le altezze, dannazione. Mi sto cagando tantissimo. Quanto ne hai di cavo? Abbastanza. E quant'è abbastanza? Arriva fino a tetto? Certo che no, saleremo di 1 o 2 piani e la faremo saltare. E se l'esplosione fa fuori anche noi? Ma no, la sentiremo appena. Speriamo. Se cadiamo da questo coso, sarai morto prima di arrivare. 100 a... euro che ci sarà un botto assurdo. L'ho visto che palpeggiava il culo. Non me lo aspettavo. Direi che siamo al piano giusto, io la butto là. Ok, questo è il piano giusto. Perfetto. C'è il classico filmato in cui non c'è l'audio di base, perché normalmente ci sarebbe la musica protetta da copyright. Ho la vaga impressione che l'esplosione la noteranno, ma proprio in tanti. Se hanno detto che esplode solo l'ufficio, vuol dire che esploderà 3/4 del piano, molto probabilmente. I piani di Joe di solito vanno in questo modo, lo sapete molto bene. Ecco. Ok, fatto.
Portaci un po' su. È l'ora della vendetta. Queste pione non immagino nemmeno. Wow! Direi che è esploso un attimino prima del previsto, ragazzi. Che è stato? Non lo so. È esplosa così. La sentiremo appena, eh? Diamo un'occhiata. Wow! Ok. Ditemi che Clemente è morto sul colpo. Che cazzo di casino. Un terremoto. Me la sono quasi fatta. E gli devo... No. Cazzo, non possiamo farlo scappare. Andiamo! Ehi. Abbiamo fatto un bel casino. Già, ma non è bastato, muovi. Dai, buono. Non rompere i maronzoli. Porco cane, qualcuno è ancora vivo. Ma perché hai sparato al povero cameriere? Ma vergognati, santo cielo, che non c'entrava nulla. Ok, dietro il bancone, buono. Tatti, buono, ok, fatto fuori anche questo. E vabbè. E buoni 5 secondi, non dobbiamo distruggere questo hotel. Ma che macello, ma che macello. Ehi, non fatemi sparare alle bottiglie d'alcol, vi prego. L'alcol è innocente. Faccio fatica a intravederli attraverso il vetro. Alcol sprecato. È quello che dico anch'io, Ciccio. Ti sparo io stesso. Ok, dimmi che abbiamo fatto fuori tutte. No, cioè, certo. Oh! Un'altra porta, Vito, io vado adesso. Sì, il problema è che il tipo era in animazione, quindi non potevo sparargli. Aspetta che intanto ricarico il Thompson, recuperiamo qualche proiettile. 3, 2, 1, vai! Non c'era nessuno. Aspetta! Ok, ho eliminato il furbo di turno. Signore, non l'avevo vista. Buongiorno, che fa? Wow! È sparito. È sparito, ho preso qui tanta paura che è sparito direttamente. Oi. Cane delle Molotov. E qua, Vito, non puoi passare di là. Tranquillo, ti faccio strada io, seguimi. Sono inarrestabile. Pensavo fosse pioggia. Ma che culo. Ne arrivano degli altri. Avanza, Sean, ti sto aspettando. 3, 2. Oh mio Dio. Signora, vada via che meglio non è giornata. La prossima volta porto una bomba più grossa. Ehi, come cazzo faceva a sapere che Clemente stava al cesso? In effetti è stata sfiga, eh. Non sarebbe vivo se fosse scoppiata al momento giusto. Non preoccuparti, lo prendiamo. Occhio, qua invece c'è giusto un pochettino di gente. C'è il furbacchione sulla passerella armato di fucile. Prendi quello sulla passerella. Passerella dove? Oh, porco cane, non l'avevo visto. Ok, presa. Buoni. È caduto il cadavere di sotto. Ehi, è 5 secondi che vado in copertura, eh. Un po' di buona educazione. Aspetta, dove sei? Aia, da dove ti... Non t'avevo visto. Però di sicuro te mai sentito. Buoni. State buoni, quello si è protetto dietro i vestiti. Signore, non è il miglior punto in cui proteggersi, eh. I vestiti non sono antiproiettile. Ok, facciamo attenzione. Dove sono gli altri? Guarda, sono fuggiti. No, no, cazzo, è morto. Vado ammazzato. Giorgio, dobbiamo andarci. Non puoi aiutarlo ora. Clemente sta scappando. Andiamo. Quello scionzo l'ho ucciso. Io l'ho detto che il ragazzo avrebbe fatto una brutta fine. Probabilmente li ha visti uscire, ha provato a sparargli e l'hanno crivellato di colpi. Non aveva neanche 18 anni, ma porco cane. Si è finita. Sbagliato. Va bene, ce ne sono due. Se si separano, assicurati di seguire Clemente, non l'altro. So come guidare, va bene? Segui Clemente. È nella limousine nera. Ehi, Joe, gli occhi ce li ho anch'io, sai? Joe se l'è legata al dito perché è una sua responsabilità per aver portato con sé Marty. Fare uno! Bel lavoro. Ora tocca a Clemente. Perfetto, non è un problema. Gli sono attaccato al chiurlo, è che quest'auto è incontrollabile. Spara all'auto, spara alle ruote. Porco cane, Joe, una mira di M. Ok, sono riuscito a raggiungere l'auto. Vai, vai, crivellalo di colpi, è fatta. Ok, li abbiamo battuti. È stato più difficile del previsto. Così è finita. Non possiamo essere sicuri senza controllare. Questo è per Marty. Ma no! Era morto 826 proiettili fa. Ragazzi, la pula sta arrivando. Io me ne andrei molto in fretta. È finita. Andiamo da me, su. Pronto. Sono Joe. È fatta. Tutto a posto? No, Kat. No. Perché? Marty è morto. Che cosa? L'hanno beccato, l'abbiamo lasciato lì. Ok. Clemente. Fatto. Bene. Pazienza per il ragazzo. Un piccolo prezzo da pagare. Piccolo prezzo! Ora calmati. Ed è il mio... di amico che parla! Ehi, Joe, non pigliartela con me! Era un'idea tua e nessuno ha costretto il ragazzo a venire. Basta sentire, mi dispiace, ma sono cose che capitano. Passate al Falcon domani. Sì, come vuoi. Che ti spiace? Rilassati ora, eh? Calmati, dispiace pure a me.
E più di quanto pensi, ma conoscevi i rischi. Anche tu! Ehi, era un lavoro pericoloso. L'hai portato con noi ed è morto. Ehi, anche in guerra era così. Eddie non lo conosceva, non incolparlo. Non sono dell'umore giusto per questo. Vattene a casa. Va bene. Dammi un minuto per cambiarmi, ok? Mi dispiace, ragazzo. Mi dispiace tanto. Questi fanno tutti i gradassi e i grandi uomini fin tanto che non cominciano a volare i proiettili o non ci scappa il morto. E allora ti ricordi che sei un essere umano come tutti gli altri. Al diavolo, andiamocene anche noi a casa. È stata una giornata davvero difficile. E tanto che siamo sopravvissuti, voglio dire, con tutte le sfighe che abbiamo avuto. Ok, speriamo solo che Joe non faccia cavolate. Purtroppo è una testa calda e una lingua lunga. Avete visto che letteralmente non porta rispetto per nessuno. E non vorrei che aprisse bocca nel momento sbagliato di fronte ai nostri capi. Vabbè, poco male, nel frattempo siamo comunque ritornati a casa. Devo dire che non è male, eh. Il problema è che sembra uno di quei prefabbricati squadrati americani che normalmente costruivano negli anni 50. Ammetto, dall'esterno devo dire che non è granché, di sicuro è meglio del cavolo di appartamento in cui vivevamo prima. Ok, vediamo di goderci un bel riposo perché ne abbiamo davvero bisogno. Vabbè, ma basta con sto telefono. Oh, da quando ho la linea telefonica mi rompono i maroni a qualunque ora. Aspetta, ma siamo nel cuore della notte. Pronto? Sì, parlo con Vito. Chi vuole saperlo? Mi chiamo Leon, sono il barista del Lone Star. Ah, il mio bar, sì. Mi chiamo perché Joe Barbaro mi ha dato il tuo numero, dice di essere tuo amico. Sì, che combina? Beh, è tutta la sera che il vecchio Joe mi svuota il bar dicendo qualcosa di uno di nome Marty. E ora si è incazzato di brutto. Di che diavolo stai parlando? Il tuo amico è fuori di testa. È qui che agita la pistola e non c'è modo di farlo ragionare. Grande. Ora, senti, non voglio problemi con voi, ragazzi. Non è che vieni qui e porti via il suo culo ubriaco prima che spari a qualcuno o che chiamino la polizia? Non dargli altro alcol finché non arrivo. Ci provo, ma al tuo amico non credo che piacerà, mi capisci? Ehi, se non ci dai un taglio adesso, quando arrivo là lo do io a te il taglio, chiaro? Va bene, amico, va bene, muoviti però. Quanta gente c'è nel bar adesso? Solo io. Un'ora fa era pieno, ma adesso tutti quanti se ne sono andati. Va bene, ascolta, chiudi il locale finché non sono lì. Ci metto un minuto. Ok, capito. Buongiorno sviluppatori, scusate, la mia giacca del liceo è buggata male. Maronne, cos'è successo a sta povera giacca? No, aspetta che vado a cambiarmi di nuovo. Io non mi voglio arrabbiare, ma l'auto che ho modificato poco fa è sparita. Non c'è più. Ma porca di quella iperporca. Gioco, ci ho speso una marea di soldi. Se me l'hai fatta sparire, marò, mi incocchio come una bestia. Vito, sei arrivato. Ok, dov'è? Là nell'angolo, io ho provato a tagliargli i liquidi. Insomma, mi facevo un altro buco nel culo, se no gliene davo. Chiudi a chiave la porta e lasciami con lui. Com'è possibile che non sia andato in coma etilico, santo cielo, eh? Come stai? Vito, era ora che venivi. Sono già andati tutti a casa. Minchia, Joe. Chissà perché. Eh? Oh. Sì, giusto. Sei in macchina? Ho preso un taxi. Non lascio la macchina in questo quartiere. Ok, finisci e andiamocene. Voi, ragazzi, state andando? Guarda, ora vi apro. Alla tua salute, ragazzi. Sei morto da uomo. Merda, adesso dove sono le chiavi? Mi dispiace, non doveva succedere. Non doveva succedere! Oddio! Gesù. Non mi dire che ha preso il barista! Non mi di... Oh, porco cane, ha preso il barista! Stavo solo! Solo cosa? Chiudi quel cazzo di bocca e porta il tuo culo fuori di qui, hai capito? Va bene, vado! Non sta a fare la vittima, imbecille! Ora devo anche liberarmi del corpo! Ma si può essere più sfigati! L'ha preso in pieno! L'ha sciottato, porco cane! Ciccio, io con te non vengo più a bere! Cioè, ci scappa il morto anche quando io non vengo a bere! Io ero a casa mia a dormire tranquillo, e invece no, che mi dovevano rompere i maronzoli, scusi signore, bravo! Attento alle manine, che sennò si prende le dita in mezzo, mi raccomando! Ha preso le dita in mezzo, ma vabbè dettagli! Allora, per adesso dobbiamo portare Joe a casa, con un cadavere nel bagagliaio, non dico altro! Perfetto, ho aperto delicatamente il cancello. Ed è anche pieno zeppo di auto della polizia. Popo stanotte. A quanto pare c'hanno tutti voglia di fare il turno di notte. Quindi evitiamo di farci fermare.
Incredibile ma vero, credo sia la prima volta che faccio un intero viaggio senza schiantarmi su qualcuno. Va bene, ci siamo. Non sparare a nessuno da qui alla porta di casa, ok? Grazie. Ehi, mi dispiace però. Senti, tu chiamami domani, ok? Ce la fai a rientrare a casa, Ciccio? Non ti vedo messo bene. Ok, ora dobbiamo far sparire il corpo, devo essere discreto. E che mi invento, santo cielo? Diamo fuoco all'auto? Non lo so nemmeno io. Aspetta un attimo, lo sfascio carrozze? Mi pare la soluzione migliore. Ed in effetti anche il gioco mi suggerisce proprio questa soluzione. Beh, una cosa è certa, negli anni 50 era molto più facile commettere un omicidio e farla franca, dato che ancora non c'era l'analisi del DNA e via dicendo. Piano, mi si è imbizzarrita l'auto di colpo. Ok, facciamo entrare la macchina nella pressa. Sicuramente qualcuno potrebbe notare che questa auto sanguina una volta che l'avremo schiacciata per benino. Questa pressa funziona talmente tanto bene che non solo ti schiaccia l'auto, ma la fa sparire direttamente. Ok, nessuno ha visto nulla. Posso avere un'auto per tornare a casa? Ditemi che ne posso richiedere una al garage. Purtroppo no, mi devo procurare direttamente io un'auto. C'è un poliziotto dall'altra parte della strada. In teoria non dovrebbe vedermi. Vediamo bene, veloce, Vito. E voilà, ok, a posto. Gente, io direi che allora per questo episodio ci possiamo fermare qua. È stata una giornata davvero molto intensa. Peccato per il povero Marty, ma era destinato a morirci giovane, santo cielo. Come ho detto, speriamo che questo non abbia delle ripercussioni negative sul nostro rapporto con la famiglia. Siamo appena entrati e sapete bene che in mafia di solito ai protagonisti non va molto bene e gli capitano le peggio sfighe. Quindi, per questo episodio è tutto, lasciate un bel mi piace per continuare la serie e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!